Ci sono quelli che non si scuseranno mai per quello che ti hanno fatto, ma ti incolperanno per il modo in cui hai reagito. Meglio un tosto di pane secco con tranquillità che una casa piena di banchetti con discordia. Prima di parlare, chiediti: è gentile? È necessario? È vero? È meglio del silenzio? Se non è giusto, non farlo. Se non è vero, non dirlo. Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi è conoscendola la chiama bugia è un criminale. La verità è nella bocca di tanti, ma nel cuore di pochi. Ognuno racconta quello che vuole, ma soprattutto quello che gli conviene. Tu ascolta il cuore. Al resto ci pensa la vita. Abbiamo perso tutti. Quando abbiamo iniziato a trattare gli onesti come dei pezzi e i disonesti come persone da rispettare. La lingua può nascondere la verità, ma gli occhi mai. Una bugia fa in tempo a viaggiare per mezzo mondo, mentre la verità si sta ancora mettendo le scarpe. Chi non sa nulla è più vicino alla verità di colui la cui mente è piena di falsità ed errori. Disse la verità alla falsità. Io sono il sole e tu sei il fulmine. Io illumino, tu abbagli. Io sono l'ora e tu sei l'attimo. Per quanto tu possa anticiparmi, io ti raggiungerò sempre. La verità esiste. Solo la falsità necessita di essere inventata. La verità è figlia del tempo. È più facile ingannare la gente piuttosto che convincerla di essere stata ingannata. Sai, la verità fa male, ma state tranquilli. Tanto non la dicono in molti. Tre cose non possono essere a lungo nascoste: il sole, la luna e la verità. La verità trionfa da sola, la menzogna ha sempre bisogno di complici. Le parole che dicono la verità hanno una vibrazione diversa da tutte le altre. Tutto arriverà nel momento giusto, non ti arrendere. Non dare mai nulla per scontato. Tutto può cambiare, tutto può finire e tutto può iniziare. Ricordati. Le farfalle sono i baci di un angelo mandati dal cielo.
Una bugia non diventa verità. Le cose sbagliate non diventano giuste. Il male non diventa il bene solamente perché questo viene accettato dalla maggioranza. Non avere tempo si chiama disinteresse. Non avere modi si chiama maleducazione. Tradire la fiducia di qualcuno si chiama inganno. Approfittarsi delle debolezze altrui si chiama cattiveria. Forse nella vita il segreto è proprio questo: imparare a chiamare le cose con il loro nome. Grazie mille per restare con Just Funny One. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video.